Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri abbiamo iniziato questa rubrica che ci accompagnerà poi fino all'uscita dei Toti, ovvero venerdì alle ore 19, nella quale andiamo a vedere i migliori giocatori per fasce di prezzo abbastanza economiche alla portata di tutti. Dopo aver analizzato insieme i difensori centrali, oggi ci andiamo a spizzare assieme i migliori terzini, ovviamente sia quelli destri che quelli sinistri. Come al solito la premessa che vi faccio è che questi giocatori sono stati scelti più o meno su un range di 350.000 crediti massimo e soprattutto sono giocatori che vanno a sposare quello che è il mio gusto, quindi mi raccomando, se avete delle perplessità su alcuni o se avete dei suggerimenti su altri, fatemeli sapere senza far scoppiare la terza guerra mondiale. Perfetto, primo giocatore che vi voglio mostrare è Kyle Walker. Ho preso la sua versione DC, ma ovviamente fate finta che qua c'è la sua versione evoluta, quella 87 con il razzetto. Quello è un terzinaccio bello gagliardo che secondo me ci portiamo avanti ancora a lungo, anche nel periodo post Toti. Non costa tantissimo, soprattutto se ve lo siete ritrovato magari già non scambiabile, l'avete solamente dovuto evolvere, non è che l'avete pagato chissà quanto. Giocatore velocissimo perché lo conosciamo bene, uno dei pochi che recupera praticamente chiunque, e rispetto ad altri è un po' più difensivo, però magari rispetto ad un Llorente, rispetto ad un Cancelo, è un giocatore che vi dà molta più copertura grazie alle sue ottime stats difensive, in particolar modo poi grazie anche alla sua forza e alla sua aggressività che lo rendono un terzino destro veramente d'élite. Secondo giocatore di cui vi parlo è Joao Cancelo, era presente anche nel video dei migliori terzini, però ovviamente ve lo ripropongo nella sua versione rigorosamente Champions Team of the Group Stage, perché questa carta qui, come potete vedere dal rendimento, ha il work rate alto alto, 1,82 m l'altezza, 4 skill, 4 di piede debole, giocatore anche questo molto importante perché dotato di un'ottima fisicità, è in grado di poter giocare sia a destra che a sinistra, quindi tremendamente versatile, ed è in grado di fare benissimo entrambe le fasi, visto che le altre versioni peccavano in work rate difensivo, alle volte si faceva trovare un po' troppo spesso fuori posizione. Questo qua invece, anche se perde il pallone, se ne torna all'indietro alla grande e recupera tantissimo gli avversari, visto che ha comunque delle ottime stats per quanto riguarda il contrasto in piedi 87, la scivolata 83, ma anche l'intercetto 85 e la lettura difensiva 83. Ha un'ottima aggressività 80 e magari con un bel stile d'intesa ancoretta gli andiamo a boostare anche leggermente la forza, visto che in quel parametro lì è un pochettino carente. Andiamo a vedere poi i playstyle, perché sono notevoli. Abbiamo il tecnico in fase di conduzione di palla, abbiamo la trivela per poter anche finalizzare, il blocco che ci serve relativamente, quello argento, ma soprattutto il passaggio dei soplus per poter spammare cross all'interno dell'area di rigore, ma anche i cambi di gioco. E abbiamo visto come in questa fase del meta il cambio di gioco per andare a rovesciare l'azione rapidamente e cercare di cogliere impreparato il movimento della CPU da una parte all'altra sia fondamentale. Quindi questo Cancelo qui, un altro terzino che per me a sinistra e a destra lo fa in maniera perfetta. Altro giocatore, questo qui un po' esotico mi verrebbe da dire, di cui voglio parlare, è Michael Laudrup, perché noi siamo stati abituati a sto Laudrup che negli anni è stato sempre la carta che trovavamo nei nascondini o nei pacchetti con e dicevi porca miseria che ho trovato. Però nei Winter Wild Card, ovvero nei jolly invernali, gli hanno fatto sta carta, 1,83 m, alto alto, 4 skill e 4 di piede debole, terzino destro per lo appunto, che può fare anche le D e la D. Ovviamente non ve lo consiglio perché ha 74 di tiro. Però andiamo a vedere le statistiche. È veloce, è dotato di un ottimo passaggio corto che fondamentalmente è quello che ci interessa primariamente. È buono anche per quanto riguarda agilità e reattività. Ha un'ottima precisione di testa che soprattutto quando l'avversario ti fa il cambio di gioco può ritornare utile. Ha una buona lettura difensiva 79, ha un ottimo contrasto in piedi 85, una buona forza 80. Pecca un pochettino in aggressività, motivo per il quale sto Laudrup chiaramente magari lo andiamo a giocare come terzino sbloccato, se ci serve un terzino un po' più offensivo. Però anche lui ha degli ottimi playstyle perché ha sempre il cross passaggio teso plus, quindi come Cancelo perfetto, ha anche il triangolo argento, l'L2 l'intercetto e anche il blocco argento, e poi questi due del controllo palla che ci interessano relativamente. Però per quello che è il costo, lì a destra secondo me questo Laudrup al momento è una validissima alternativa ai giocatori che sono un po' più inflazionati, e poi essendo un'icona ci dà anche una mano per quanto riguarda le intese all'interno della nostra rosa. Altro giocatore di cui
probabilmente ci stiamo un po' dimenticando perché è passato un po' di tempo da quando lo si giocava, è il buon Gianluca Zambrotta. 4 skill e 5 di piede debole, 1,81 m, terzino destro e terzino sinistro come Cancelo, quindi sia da una parte che dall'altra, jolly. Un giocatore che fa benissimo sia la fase difensiva che la fase offensiva, è veloce, ha un buon passaggio corto, buona anche per quanto riguarda la conduzione di palla, il controllo e il dribbling. Ottimi gli intercetti, ottima la lettura difensiva, bene la forza e bene l'aggressività. Anche in questo caso un'ancoretta gli dà una mano sotto quel profilo e poi stili di gioco, perché abbiamo la batteria dorata che gli permette di poter durare per 150.000 minuti perché praticamente fa quella fascia, non si stanca mai, il blocco che ci interessa relativamente, ma la scivolata che per un terzino può tornare comoda, e in più anche il playstyle della prova di pressing che migliora il controllo di palla ulteriormente in corsa e ci dà anche una maggiore protezione palla contro gli avversari più fisici, e sappiamo che i terzini sono esposti magari al rientro degli esterni fisici dell'avversario. Quindi questo Zambrotta qui, nonostante sia passato parecchio e il suo prezzo sia calato, se vi serve un jolly da andare a piazzare, per me è ancora molto molto valido, e secondo me ce lo siamo già dimenticato quando non se lo merita. Altra carta di cui vi ho parlato anche nel video delle top migliori terzini del gioco è la Sonia Bonpastor nella sua versione della Champions, alto alto 1,63 m, non mi dilungo tanto perché appunto già la conosciamo. Quello che però vi voglio far notare è che anche lei ha il playstyle dell'inesauribile, quindi vi dura tutta quanta la partita. Ma poi raga, questa c'ha un buon tiro. Oggi in particolar modo ci ho preso 2 gol da questa che mi ha tirato a giro, perché c'ha finalizzazione 82, potenza tiro 92 e tiro dalla distanza 88. E sebbene non abbia questi playstyle ovviamente per quanto riguarda il tiro, ocio, provate un tiro a giro, provate una trivela, quando arrivate magari in zona offensiva, questa qua può tirare fuori il coniglio dal cilindro e sorprendere l'avversario. Infatti io non l'ho marcata minimamente, belle buono, ma ha piazzato ste parabole arcuate alla Del Piero che ho detto va bene, brava tu, che dirti. Dalla Bonpastor passiamo a Baldé. Baldé è un altro terzino molto interessante, 1,75 m, alto normale 4,4 m. Può fare sia il terzino destro che il terzino sinistro, jolly, come giustamente dice la sua carta, la versione jolly invernale. Molto veloce, passaggio corto ottimo, agile, ottimo controllo palla, bene le intercettazioni e la lettura difensiva. Lui pecca leggermente in forza e aggressività. Questo è un problemino, lo andiamo a cercare di aiutare con un playstyle, con uno stile di intesa ancora, e abbiamo degli ottimi playstyle perché abbiamo l'L2, l'intercetto e il procione argento, e in più abbiamo il razzetto, ovvero quello del playstyle plus del passo veloce, che è lo stesso che ha anche Kyle Walker e che quindi gli dà una grandissima mano nell'andare a recuperare la maggior parte degli attaccanti avversari. E in più abbiamo il passaggio teso argento, passaggio teso che invece ci permette, come detto, anche se non è la versione dorata, di poter aiutare quella che è la fase di cambio di gioco, che risulta tuttora fondamentale. Altra carta, Giovanni Di Lorenzo nella sua versione Team of the Group Stage della Champions, 1,83 m, molto fisico, alto normale 3,3 m. Vi dicevo, rapido quando si tratta sia di dover correre con l'avversario che con la palla tra i piedi, discretamente agile vista la sua fisicità, bene le intercettazioni e bene la lettura difensiva. Qua ritorniamo con un ottimo parametro di forza e aggressività, e sempre l'ancora a dare una mano, e il playstyle plus del blocco che ci interessa relativamente. Quello che ci piace di questo Di Lorenzo è ovviamente la batteria argento e anche il rapido, che vanno a dare una grossissima mano a questa carta. Altra carta, ovviamente, che non può mancare se parliamo di terzini, è quella di Theo Hernandez. Theo Hernandez, terzino sinistro, 1,84 m, nella sua versione IF, 3 di skill e 3 di piede debole, alto normale. Vi fa ovviamente il terzino sinistro un po' più difensivo perché sto Theo c'ha un body type bello importante, spesso. Per quanto riguarda i parametri, sappiamo benissimo che è veloce, ha un buon passaggio, non è sua maestà agilità, visto che vi dicevo è grosso in game. Bene l'intercetto, pecca leggermente in lettura, però recupera in forza e aggressività. Peccato i playstyle, visto che non abbiamo nulla né di difesa né di passaggio, abbiamo un po' di playstyle così buttati lì, quello del razzetto, dell'inesauribile, del rapido, della rimessa lunga argento, però in realtà non sono dei playstyle che fanno realmente la differenza. Però comunque questo Theo per me rimane uno dei migliori terzini in assoluto, perché soprattutto se non giochiamo col terzino sinistro sbloccato, questo qua quando arriva un avversario tira una spallata col contrasto, una spallata con la X e lo fa rimbalzare bello lontano. Chiudiamo la mia top dei terzini economici con la Sakina Karchaoui nella sua versione triple threat, tripla minaccia. Una carta molto interessante anche qui, 1,60 m, quindi piccolina, magari giocata un po' più offensiva, però 4 skill e 4 piede debole. Ovviamente rapidissima, lo sappiamo, un ottimo passaggio corto e uno lungo,
veloce, velocissima, perché vi ripeto, abbinato poi al 93 di agilità, questo lo sentite ancora di più, 85 di reattività, 90 di controllo palla, 81 di lettura difensiva e 85 di aggressività. Ha poca forza, ma perché mingherlina, però c'ha 78 di aggressività. Qua pure un'ancora gliela mettiamo, ma non vi credete che diventa The Rock, che prende a cannonate gli altri. No, però avendo un baricentro basso, comunque dà fastidio a giocatori più alti. Playstyle bene, perché abbiamo il passo veloce plus, la batteria argento, il tecnico, l'L2, il blocco, il procione e il cross tutti quanti bianchi. E sono tutti quanti playstyle che contribuiscono, secondo me, a renderla una validissima alternativa lì a sinistra, qualora magari volete andare a prendere una giocatrice che tratta benissimo il pallone. Ultimo giocatore di cui vi parlo è Leonardo Spinazzola nella sua versione fuoco. Un terzino che per la Serie A è veramente ottimo, un costo praticamente irrisorio, ovvero un 16-17 mila crediti, 5 skill e 4 di piede debole, 1,86 m, quindi dotato di anche di un'ottima fisicità. Per quanto riguarda i ruoli, può giocare anche esterno destro, per quanto riguarda magari delle ibride, se lo volete magari anche invertire con altri giocatori. A livello di statistiche è eccezionale per quanto riguarda velocità e accelerazione, ha un ottimo passaggio corto, 88 di agilità, 87 di reattività, 82 di intercetto e anche una buona lettura difensiva, 79, pecca leggermente in forza e aggressività, per questo, come al solito, per un giocatore con queste lacune, lo stile di intesa consigliato è ancora. La cosa interessante però sono gli stili di gioco, visto che ha il passaggio teso argento, ha l'L2 argento che lo aiuta comunque a muoversi nonostante con il terzino non è che andiamo a temporeggiare chissà quanto, il rapido plus che invece è ottimo quando ovviamente siamo in fase di conduzione del pallone, e poi abbiamo anche l'inesauribile e il passo veloce argento che vanno così a completare il pacchetto di quello che è un terzino molto molto forte e comunque secondo me in Serie A insieme a Giovanni Di Lorenzo uno dei top che possiamo andare a schierare. Raga, anche per questo video come al solito è tutto, io vi ricordo di lasciare un commento e un mi piace che servono sempre, mi fate un favorone enorme, fatemi sapere soprattutto quali di questi terzini magari utilizzate o avete utilizzato o quali altri state giocando. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un saluto dal vostro Liberoschi, a presto, ciao!